1999 un autore, Francesco Paolo Gestaro, nel descrivere il vescovo di Policastro, Ludovico, e la reazione del 99, diceva: qualunque fu la bandiera sotto la quale le popolazioni si divisero, si schierarono, i fatti sono fatti, vogliono essere raccolti e raccontati, anche se non corrispondono alle nostre simpatie o ai nostri sentimenti. Questo è per essere obiettivi, diciamo, nella descrizione. Guai se uno si lascia prendere, come il chirurgo per esempio, dal quindi tremore delle mani mentre fa l'intervento. Così dovrebbe essere lo storico per quanto riguarda l'analisi dei fatti. Allora questa sera cercherò di rivitare alcune cose sul concetto di storia, la memoria storica che abbiamo perso, su alcuni aspetti dei protocolli notarili di Filippo, perché serve per inquadrare anche un po' la popolazione nel 99, in più l'abstinenza che ci fu, la carestia qualche anno prima, in modo particolare, Filippo e Rocca, e poi qualche documento inedito su Filippo, descritto anche da un Migliacci, era l'economo, era quindi l'economo della Chiesa. Per quanto riguarda il concetto di storia, storia non è solamente la narrazione dei fatti, sarebbe troppo riduttivo. Storia è tutto ciò che riguarda la vita di un popolo. È la storia delle religioni, la storia dei costumi. Buonasera. Quindi è tutto ciò che riguarda la vita della popolazione. E poi c'è la storia della filosofia, la storia delle religioni, la storia dei costumi, la storia della cucina, della medicina, tutte queste messe insieme fanno parte della storia. Quindi è tutto ciò che riguarda la vita di un popolo. Mi voglio limitare solamente a una caratteristica particolare, però la devo segnare perché c'è scritto nella descrizione del sistema del 1700. E dice: la terra di Filippo, in piano con le sue anguste vie, secondo l'uso degli antichi per mezza e difesa dai cittadini nel caso vi entrassero i nemici, si entrava per tre porte. E doveva esserci anche la quarta, dice De Stefano. De Stefano è stata pubblicata quando è morto, 1781. Ho detto proprio a Maria Angela prima, è sepolta a Napoli Santa Chiara. E uno era originario di Aquara, un agostiniano molto colto, molto colto, autore di tre volumi di cui ho tratto proprio per quanto riguarda Filippo, questo, viene descritto con i discorsi, il discorso su Filippo. E quindi questo pezzo che adesso vi leggerò, giusto un minuto, riguarda proprio Filippo. Quindi ci deve essere anche una quarta, dice, verso il fiume, dice la quarta porta. Nel luogo detto il il luogo del Colatur. Come tradizione si entra solamente per due che intere esistono. Torri laterali munite, quindi erano munite da torre laterale con aperture di sopra per buttarvi delle pietre, dell'acqua bollente ed altro per loro difesa. Ma oggi che è in uso il cannone, 1781, quindi la colubrina, diciamo così, e le bombarde, a poco niente gioverebbero questi ripari. Le torri che sono nei muri hanno pertucci rotondi al di fuori, bislunghi e grandi al di dentro. Balestrieri chiamati da Monsignor Francesco Patrizio, che quindi si rifà una fonte pure lui.
appartenente a una città libera, nei quali stavano anche situate delle macchine dette scorpioni, a guisa di balestre, dalle quali si servivano per lanciare tante pietre, ma non erano di gran portata e venivano senza che si scoprissero quanti si avvicinassero alle mura. Antichissimo il castello, forse dagli enotri edificato, è sito su un'eminenza di monte che è alla parte del fiume alte e inaccessibili rupi che inespugnabile lo rendevano. A oriente ha una sua rocca, ossia il palazzo baronale, con una grande alta torre rotonda di mirabile struttura. Poi si parla ancora delle difese dei merli e in più c'è una descrizione per quanto riguarda la produzione. L'università di Filippo è ricca di rendite perché possiede bandite, ossia difesi e boschi di ghiande. Il suo vastissimo territorio è fertile di grani e di altri biadi, abbondanti e generosi vini, di castagne, di ciliegi, di ogni sorta di frutta e di olio. Dagli orni, l'orniello, si raccoglie abbondante manna. Vi sono greggi di pecore, di vacche, altri animali, onde abbondi il miele e la cera. Scasseggia l'acqua. Presa in una fontana vicino al fiume, per essere parte di quello in tempo di estate, è cattiva, perché imbevuta dai lini che nello stesso fiume si curano. Sebbene nel detto luogo il casale dovrebbe essere la parte pianeggiante prima di arrivare a Filippo, vi è acqua assai pregevole ma alquanto lontana. L'aria non è cattiva, sebbene non delle squisite. Nell'ultimo contagio pestilenziale del 1656 pochissima gente vi restò e tutti vedono, come si nota nei libri parrocchiali di questo tempo. Poi dice l'ultimo barone, questa terra fu Geronimo Carafa, eccetera. Tra il 1763 e il 1764, quindi diciamo circa 24-25 anni prima della Repubblica Partenopea, quella che diciamo adesso, no, ci fu in tutto il regno di Napoli una terribile carestia. Nel Cilento specialmente cominciò a scarseggiare ogni sorta di frutto. Sembrava che l'aria, adesso sono virgolettate, quindi sembrava che l'aria e la terra fossero state maledette. I provvedimenti del governo non riuscivano a impedire la speculazione vincente dei grani. Si cominciò a morire di pura fame. Vi era chi a settimana non vedeva neppure il pane, chi a mesi, non cibandosi altro che di erbe cotte, per lo più senza aglio e senza sale. I parroci furono impegnati intensamente a distribuire l'estrema unzione anche nelle strade. Tanta era la moria, la mancanza di grano sconvolse improvvisamente il corso ordinario delle cose, riportando per lo spazio di un anno la mitifica atmosfera di paura, di anarchia, di morte che pone al di là di qualunque collocazione storica la vita dell'uomo. In Salerno sono morti tanti che venne il nuovo ordine che se ogni giorno ne fossero morte diversi, con timore di infezione, i cadaveri dei medesimi fossero bruciati. Un miglio distante dalle rispettive terre e che le cenere poi fossero seppellite in luogo sacro. Nella Rocca dell'Aspro, quindi Rocca d'Aspide, un prete di Castel San Lorenzo si era ivi portato a comprarsi un poco di pane, perché si era conservato lì un po' di grano. Fermato dai guardiani attenti a non far portare fuori quella terra, gli fu tolto il pane che sotto il mantello portava e di più fu bastonato, perché ne furono scomunicate e dovettero mandare a Roma per la soluzione simile, eccetera, eccetera. I cilentani compravano il pane nella taverna di Pestola, nella piana di Capaccia. I salernitani si rifornivano in Lucania, al di sopra di Potenza, nella terra di Polva, trascurando di fermarsi nella piana del Sele perché poverissimi. A Filippo e nei paesi limitrofi
la carestia produsse danni ancora più devastanti a causa del sistema viario, poi facendo il sistema viario anche 20 anni dopo l'unità, a causa del sistema viario che si basava ancora su sentieri, ma ancora oggi maleggevoli, e su tratture medievali. Leggendo le cronache del tempo si avverte, si avverte chiaro nell'anima di molti il terrore che le stesse popolazioni temevano il terribile flagello della peste. E invece sì, è un fatto vero, che i cittadini, convinti di rimanere insepolti, si morivano, si studiavano di scavare una fossa e poi si chiamavano a vicenda e si volevano giacere da presso sperando che dopo la morte una mano pietosa me li avesse sospinti. Ora, il 1799, pochi anni dopo questi fatti stiamo raccontando, è la prima volta una rivoluzione popolare. Il popolo prende parte attiva a un processo rivoluzionario. Prima era stato sempre passivo, tutto era avvenuto al di sopra delle masse popolari. Adesso il 99 rappresenta questo, indipendentemente adesso dai per il 99 verranno gli altri. Ma vi dico una cosa, dal libro dei defunti di Filippo, nella parrocchia di Santa Maria dell'Assunta, l'economo curato del Romano Migliacci annotò gli avvenimenti in questo modo: nel tempo dell'assedio dei tumulti e della decimazione di 8 famiglie di questa predetta terra, ossia i nomi del dottor Vincenzo Guariglia, Tommaso Arciprete Guariglia, Reverendo Giuseppe De Augustinis, del notaio Domenico Giardino, effettuata anche con l'incendio e senza incendio del dottor Saverio Francesco e del fratello Nicola Migliacci, di Agnello Guariglia Giovanni Giardini, fatta dall'esercito del nostro re Ferdinando IV dai cittadini di Piacine e di altre terre il giorno di domenica 14 aprile 1799 alle ore 22, vedete, preciso anche nell'atto, alle ore 22, con la continuazione di 5 giorni. L'ispettore generale comandante dell'esercito predetto, chiamata la Santa Crociata, ordinata eccetera dal comandante cardinale Ruffo e tutti gli ufficiali, durante questi tumulti, per ordine degli ufficiali della Santa Crociata, fu devastato e saccheggiato e data le fiamme, prontamente domate, il castello di Filippo, già Rocca dei Carafa, proprietà di Don Giovanni De Ausis e di suo fratello Domenico. Ci sono dei documenti, penso che non ne siate a conoscenza, poi termino, che riguarda Filippo, è mandato dal capo militare del tempo, De Falbo, ai cittadini affinché si armassero, perché dovevano liberarsi dagli attacchi dei sanbenisti. Dice, vedi solo alcune cose, il partito dei ribelli, la fermezza dello Stato, i signori illustrissimi, quando sentiranno sopra il cannone, di subito mettete segno di pace, e poi di sopra le vostre muraglie menate e cannonate, e fucilate, e pietre per stabilire il numero dei nemici. Poi da noi tutto sarà ristretto e massacrato, così potete prendere e possiamo prendere tutto l'esercito nemico. Poi descrive nei particolari la serie di Filippo e dice: la nostra gente, radunata per buona causa, portò armi e viveri fin dalle povere donne che si sono spropriate fino a delle galline per andare a mangiare ai rivoltosi. Poi e portarono alle ore 19, ed anche le 7 di sera, quando questa gente si era rinforzata di spirito prima di mangiare, poterono resistere all'assalto e il nemico fu sconfitto e mi riuscì dopo 3 ore di assalto. Filippo fu quindi per 3 ore soggetto ad assalto, mi fu
Quindi possibile superare l'assalto e inalberare la bandiera con il santo vestito delle croci e disfiandare la loro chimerica libertà. In questo scontro ci furono fuochi di cannone e fuggirono tutti i giacobini che dimoravano colà. Molte famiglie di giacobini di Filippo sono state massacrate e poi altre fatte schiavi dalla nostra armata. La mattina del 16 sono state taccarate, loro scrivevano come parlavano, in effetti sono state quindi soggette a batoste di nuovo i giacobini e poi tutta l'avanguardia portata con molti carcerati a Castel Lorenzo. Un'altra fonte era quella di Cosimo De Giorgi che riguarda Filippo, perché non a casa riveste una strana attualità, pure stasera, dicendo e venendo in macchina, ho visto la viabilità, eccetera. 20 anni dopo l'unità, un geologo pugliese, Cosimo De Giorgi, fu inviato nel Cilento a fare un'indagine geologica per dalla Real Casa delle Miniere, era l'equivalente del nostro Ministero dell'Agricoltura. Dice, facci questa relazione e poi noi provvederemo in base ai tuoi studi le cose da fare. Ebbene lui che cosa dice? Fernando, è proprio quello che anche tu hai pensato venendo qua. Allora, guardate, oggi se uno fa questa riflessione poi si accorge che avevamo in mente di e non abbiamo avuto niente. La Valle del Calore è una delle più belle, più pittoresche, più virtuose dell'Italia meridionale. Dovrebbe richiamare l'attenzione del naturalista 1881, dell'archeologo e dell'artista. Sarebbe ancora una delle più ricche se le industrie agrarie fossero più sviluppate e se il soffio della civiltà e del commercio potessero giungere fin qui. È invece una valle quasi del tutto abbandonata dal governo e dalla provincia. Parla della strada ferrata, la ferrovia. Lui diceva, guardate, stanno costruendo la ferrovia, deve fare la Empoli Potenza, a est e a ovest degli Alburni. Quindi da una parte il Vallo di Diano per andare a Longobucco in Calabria, dall'altra parte la zona costiera. Diceva De Giorgi, guardate, non fate così, vi costerà molto di più. E se vogliamo veramente togliere l'isolamento ai paesi dell'alta Valle del Calore, la ferrovia deve passare di qua, poi facendo le bretelle di collegamento. E nomini i paesi, uno è veloce, pure Altavilla. E dice, ecco perché merita questo di essere la Valle del Calore. Allora, il luogo di due strade ferrate che stanno facendo, dice che al lavoro compiuto inghiottiranno parecchi milioni dalle tasche dei contribuenti. Una sola basta per congiungere Salerno a Reggio Calabria, partendo da Empoli, allacciando nel suo corso i paesi di Altavilla Silentina, Capaci, Albanella, Sede, Postiglione, Condono, Castelcivita, Roccatasca, Filippo, Aquari, Ottavi, Castel San Lorenzo, Sant'Angelo a Fasanello, Bello Sguardo, Cosciglio, La Corina, Foglia, Piacini, fino a Magliano. Quindi da Magliano, lungo il torrente triennico, il territorio di Stiglio, quindi pure sotto Stiglio, sarebbe passato fino a Valle dell'Urbania. Dice oggi, la strada della Valle del Calore è attraversata due vie provinciali che vanno innanzi a Passo di Tartaruga. E sono distese a due lati della medesima senza nessuna comunicazione tra di loro. E certo quegli orribili vie vicinali che formano la delizia del malcapitato viaggiatore e senza un ponte sul fiume. L'unica cosa quando riguarda Filippo dice solo questo. Che cosa tiene di particolare il paese? Dice, quale sarà l'avvenire di Filippo? 1881. Vediamo se ci troviamo. Di tutto quello che ho osservato che viene oggi, io mi sono convinto che quando tutti i lavori delle vie provinciali e comunali saranno compiuti, quando saranno incanalate le acque stagnanti
nella vallata, quando due rotaie di strada ferrata scorreranno sui fianchi dell'Alburno o su quelli dei monti di Capace e Laurino, quando sorgeranno degli istituti di credito agrario e i proprietari manderanno i loro figli a studiare agricoltura razionale nelle scuole agrarie del re, sono convinto, dicevo, che questo canduccio d'Italia, è ferito tanto produttivo in potenza, lo sarà nel fatto.